a 8 km dalla vetta dell'Isoar. Sulla salita finale verso Brianson, Pantani decide di provocarlo. Scatta e gli rosicchia 5 secondi. 5 secondi che ad Armstrong bruciano come il fuoco. Ha fatto il vuoto Pantani. Potrebbe guadagnare davvero una quindicina di secondi, forse di più. 6 secondi ha guadagnato su Armstrong, più gli 8 di abbuono, 14 secondi. Ritorniamo in albergo, mi fa no, io lo voglio proprio staccare del tutto. Cioè lo voglio proprio staccare, cioè non come stavolta, lo voglio proprio staccare. Il giorno dopo la corsa va da Brianson a Courchevel e prevede l'ascesa di 3 cime, il Galibier, il Telegraph e il Col de la Madeleine. La sfida inizia a 16 km dalla fine. Pantani attacca e Armstrong gli resta incollato. Il pirata si alza sui pedali più volte, ma l'americano resta sempre impassibile a ruota. Courchevel andò fortissimo. Mi ricordo che lo accompagnai fino a metà salita, poi io mi staccai perché non ce la facevo più. E affrontò, ecco, forse quella forse fu la tappa dove forse si poteva ancora intravedere il vero Marco Pantani. Pantani si sposta sulla destra e scatta! Scatta Marco Pantani! Mancano 16 all'arrivo, risponde Hamilton, quindi Virank, poi Livingston, Marco Pantani, l'ennesima accelerazione in questo Tour de France. Adesso riprende Armstrong. Scatta ancora Lance Armstrong, vediamo se il pirata riesce a resistere allo scatenato campione americano. Ancora Pantani con Armstrong, è un'azione questa che merita di essere vista dall'inizio alla fine, naturalmente la regia francese se la propone in tutta la sua bellezza. Si dissetano tutti e due. Sì, perché adesso c'è un leggero tratto in discesa e quindi qui hanno la possibilità di respirare un pochino, di bere e adesso la salita riparte. Quel giorno mentre il gruppo saliva verso l'arrivo, mamma Tonina era andata per la prima volta dai giorni di Campiglio a seguire una corsa del figlio perché disse di voler far sapere che, voleva fargli sapere che lei c'era. Si era messa un'improbabile tuta da ginnastica rossa e quando vide il gruppo che arrivava si spostò dall'altra parte della strada rispetto al camper in cui era col marito e si mise in mezzo alla strada di modo che Marco la vedesse. Marco le passò accanto, non le diede neanche uno sguardo. Però si alzò sui pedali e attaccò 50 metri dopo aver visto la mamma. Parte Pantani e potrebbe fare il vuoto. Vediamo, Eras sicuramente non riesce a rispondere. Pantani 20 metri in pochi secondi ha guadagnato. Adesso il vantaggio aumenta, è decisamente aumentato, è di 200 metri su Eras e Armstrong per la prima volta in tutto il tour non risponde. Adesso parte! Sì, perché abbiamo parlato troppo presto. No, è che Eras aveva calato troppo l'andatura ed Armstrong può andare leggermente più forte di così. A 5 km dalla fine arriva lo scatto decisivo. Pantani torna ad essere quello di un tempo. Riprende il leader della corsa, lo spagnolo José María Jiménez, e vola. E come direbbe Giampiero Galeazzi, qui c'è tutto il ciclismo, con Pantani scattato, Armstrong che ha cercato di tenere la sua ruota e poi a un certo punto anche l'americano ha alzato bandiera bianca
perché con un Pantani in queste condizioni non c'è proprio niente da fare. E quindi Marco Pantani si avvia a raggiungere lo spagnolo e l'ha raggiunto. Adesso cerca di staccarlo subito. E adesso il ritardo di Armstrong è di 30 secondi. Ed eccolo qui, primo sul Mont Ventoux, primo a Courchevel e anche il sovrano Lance Armstrong è stato staccato. Solamente un gesto col braccio, non ha voluto perdere secondi nemmeno negli ultimi metri. Sul Ventoux, anche se era una bella vittoria, non mi piaceva la compagnia di Armstrong, anche se è un grande campione, mi sarebbe piaciuto arrivare solo e oggi mi sono ritolto una soddisfazione. E magari, visto che quest'anno il Tour ormai per la vittoria finale credo sia impossibile, sicuramente per il 2001, ma per il 2001 penso di fare un grande tour, sperando che ci sia un po' più di serenità quest'inverno e ritornerò qua per vincere questo tour che secondo me non è così lontano. E ad attenderlo c'era Christine, la sua ragazza, che non ha smesso di piangere un momento, e sua mamma, alla quale il pirata ha dedicato la vittoria. E qui a pochi chilometri c'è la mia madre che in questi mesi ha sofferto un po' con me. E questa vittoria la dedico a lei perché ha passato un periodo difficile, quasi come quello del figlio. Il gigante della montagna è tornato per provare al mondo e ad Armstrong che non ha bisogno di vittorie regalate. Il 16 luglio il pirata firma così l'ultimo trionfo della sua vita. Il 18 luglio è l'ultima giornata di montagna, quasi 200 km tra Courchevel e Morzine. E il giorno dopo, alla partenza, mi disse Marco, sono sesto ma devo inventarmi qualcosa. Era una tappa alpina, c'erano 4-5 passi. Pronti via, Marco attaccò, così da nulla, senza che nessuno sapesse niente. E mi ricordo in quella tappa eravamo in salita, Marco partì. Mi misi in fianco, mi lasciai sfilare, aspettai il gruppetto dei velocisti perché capivo che Marco stava facendo qualcosa di impossibile. Io ormai a lui non servivo più. Lui stava facendo una cosa che non, tra virgolette, non aveva senso. Lui voleva sbancare il Tour de France, ma mi rendevo conto che probabilmente non riusciva a capire cosa stava facendo e capivo che comunque stava vivendo un disagio ancora più grande. Deciso a far saltare il banco, Marco Pantani scatta già sulla prima salita, il Col de Sécy. Raggiungere il podio non gli basta. Pantani vuole stroncare l'americano e ricordare a tutti chi è il più forte in salita. Dovevamo fare il collegamento alle 14. E Bulbarelli chiamò subito Roma, Giovanni Bruno, che era il nostro direttore, per cercare di anticipare la diretta. E sebbene i palinsesti Rai siano molto rigidi,
ci diedero spazio e noi cominciammo proprio per l'attacco di Pantani la diretta molto prima. Ecco, questo era Pantani, faceva anche cambiare i programmi in Rai. Vediamo, qui eravamo a 129 dal traguardo, c'è questa curva verso destra, gli uomini della US Postal, queste sono immagini registrate, vedete all'esterno risale la maglia rosa di Marco Pantani, la Mercatone 1 Albacom corre con la maglia rosa al Tour de France per non confondersi con la maglia gialla, è stata vietata dagli organizzatori, ecco qui lo scatto di Pantani. Quando ci fu lo scatto di Pantani, dal silenzio assoluto questa tribuna era come se fosse stato un gol in uno stadio di calcio, no? Tutti i telecronisti alzarono di colpo il volume e sembrò proprio che si accese una tappa che fino a quel momento era stata insignificante. Ritmo indiavolato, il pirata sgrana poco a poco il gruppo. Prende saldamente la testa e per 80 chilometri resta al comando. Un uomo solo contro tutti. Mi prendo anch'io le mie responsabilità. In corsa gli dico, ma sai, secondo me dobbiamo aspettare un gruppettino dietro perché da solo non riesce ad andare via perché c'è troppa pianura poi arrivare a sull'ultima salita. E perciò gli dico dovresti andare un pochino più tranquillo e lui fa ma come faccio ad andare tranquillo se devo staccarli tutti devo... Ecco lo striscione del Gran Premio della Montagna, siamo sulla Colombière, mancano 65 al traguardo e Marco Pantani è in fuga esattamente da 65 chilometri. Alle sue spalle Armstrong ha paura. Mette la squadra a tirare il gruppo e lentamente consuma le sue stesse energie. E Armstrong perse la testa, mise la sua squadra là a tirare e mi ricordo che abbiamo fatto 200 km sempre con Marco in fuga con tre lì a un minuto e mezzo, sempre a tutta. E Marco davanti continuava con compagni di fuga anche poco credibili, perché ad esempio c'era Pascal Hervé che era un compagno di Virenc, che aveva tutto l'interesse a riprendere Marco, quindi non avrebbero mai aiutato. Ma lui continuò e commise un errore veramente da principiante. Non mangiò, mangiò soltanto degli zuccheri, mandò giù soltanto delle bustine di Extran, per cui sul più bello, dopo aver guadagnato un minuto e mezzo, andò in crisi di zuccheri, andò in crisi di fame. Questa immagine purtroppo ci evidenzia che il gruppo Maglia Gialla ormai è nella scia dei fuggitivi, quindi hanno recuperato i 40 secondi che dividevano Armstrong da Pantani, gruppo praticamente compatto, un gruppo ridotto a una quarantina di unità, quando mancano 48 all'arrivo. Tutto da rifare. Tutto da rifare, Pantani è rimasto all'attacco per 80 chilometri. Il fatto di voler partire così da solo, di affrontare una tappa del genere, lo metteva un po' anche alla berlina del gruppo e mi ricordo che molti quando poi lo presero gli risero in faccia il fatto di non essere comunque stato capace a portare a termine un'azione così eclatante e credo che quel smacco Marco lo visse in maniera molto negativa senza rendersi conto comunque che probabilmente aveva fatto uno sbaglio tattico. Ai piedi dell'ultima salita, il Col de Juplan, Pantani paga il prezzo dei suoi sforzi. Una crisi intestinale dovuta a quegli zuccheri in eccesso lo sorprende e il grande sogno di ribaltare il Tour svanisce proprio lì dove, nel 1997, il pirata aveva trionfato. Deve andare su del proprio passo, anche perché poi lui viene da una fuga, è stato in fuga prima, in pianura, quindi ha cominciato la salita un po' più stanco.
Il ritardo di Pantani è già superiore ai 2 minuti e mezzo, ma sarà praticamente